A distanza di un anno dalla presentazione del primo TV 8K, lo scorso 10 ottobre, Samsung e Chili hanno annunciato l'inizio delle trasmissioni in streaming dei primi contenuti a risoluzione 8K. In occasione di un evento di presentazione alla stampa italiana e alla presenza del presidente di Samsung Italia, Sung Taek Lim, il CEO di Chili, Giorgio Tacchia, ha mostrato la nuova interfaccia dell'applicazione di video on demand dell'azienda italiana, mentre Bruno Marnati, capo della divisione audio-video di Samsung, ha presentato lo strepitoso TV 8K con diagonale da 98 pollici Q950R. La strategia di Chili è quella di un marketplace dove non c'è solo il film, ma c'è anche molto di più. Quindi se tu sei un appassionato di Frozen, Aladdin, Star Wars o Game of Thrones, c'è di più. Bene, due giorni fa abbiamo rilasciato, partendo da Samsung, questa che è la nuova interfaccia che chiamiamo olistica, che è il primo esempio al mondo di interfaccia dove con un telecomando si può comprare tutto: streaming, fisico, merchandising, biglietti del cinema. E vi faccio vedere come tutto in un singolo elemento. Vedete che avrete la possibilità di avere, vabbè, la trama, possibilità di vedere il contenuto in full screen, inserirlo nella wish list e quant'altro. E poi noleggi streaming e parte subito, compri streaming e tuo per sempre, puoi ricevere a casa il DVD Blu-ray con il telecomando, clicchi, in due giorni ti arriva a casa il DVD Blu-ray. Ma non solo, trailer, guardate per Aladino. Questi si sbloccano quando lo compri, ma guardate che cosa, questo continuerà ad aggiornarsi e ci sono dentro anche contenuti, featurette, interviste, dietro le quinte, anche in inglese, che arrivano direttamente da Hollywood. In questo caso sarà molto più facile avere contenuti anche in 8K. Che era quello che stavamo dicendo. È quello che dicevo prima, quindi il cliente, senza pagare niente, mai abbonamento, seleziona qualsiasi di queste, diciamo, featurette, interviste, dietro le quinte, trailer, e ha, diciamo, qualcosa in più rispetto a un tipico, diciamo, scaffale. Merchandising, abbiamo 23.000 oggetti, accordi con la Lego, la Hasbro, Panini, ci sono oggetti di ogni genere, dal pupazzi ai giochi scatola, le magliette, l'abbigliamento, perché no, prodotti per collezionisti. Contenuti simili, altri clienti hanno visto, quindi motori di raccomandazione, perché no, aggiungere altre cose che arriveranno ben presto. Quindi tutto questo è fatto con i dati, molto personalizzato, e in un unico, diciamo, interfaccia col telecomando puoi prendere, comprare digitale, fisico, mandare in tutto il mondo oggetti, anche facendo dei regali. Questo è un percorso che abbiamo iniziato tanto tempo fa e che grazie alla partnership, amici di Samsung, mi farebbe piacere farvi vedere gli altri per vedere come si è aperto, diciamo, il gap. Stiamo pensando anche a avere sezioni solamente dedicate perciò per l'8K, sia per quanto riguarda o le featurette o il resto. Tutti i nostri eventi e qualsiasi tipo di attività verranno inseriti e avere la possibilità di downloadarli e vederli. Perciò è chiaro che, come abbiamo detto, è sicuramente l'albore di un nuovo mercato, però finché siamo ancora numero uno dobbiamo essere coraggiosi e provare a usare il più possibile. Fortunatamente sono i primi passi che iniziamo a fare nel mondo dello streaming. Considerate che abbiamo parlato fino adesso di upscaling, perché contenuti devono iniziare a nascere, e sempre di più, come abbiamo detto oggi, il ciclo di vita per creare dei contenuti 8K si sta sempre di più restringendo, e a brevissimo credo che anche con l'ingresso dei nostri competitor arriveranno sul mercato sempre più contenuti. Si posiziona per i 20 fortunati che lo acquisteranno da qua alla fine del 2019 a 59.000 euro. Verosimilmente, sicuramente al CES presenteremo delle novità e delle innovazioni. Fortunatamente le ho già viste e sono molto interessanti. Coprono ogni punto di interesse per noi, perciò coprono sia l'8K sia per quanto riguarda il lifestyle. Per quanto riguarda la commercializzazione, sicuramente verranno lanciate molto in tempo per gli europei, anche se, come hai detto tu, la pancia degli europei verrà fatto con gamma credo 2019. Però lanciare sempre come ogni anno qualcosa prima in un picco di vendite non è altro che positivo per noi. Nello specifico del 98 pollici non verrà sostituito per tutto il 2020.